Molto contenta, vero che siamo nell'atmosfera oggi, abbiamo una bellissima puntata. Cosa ha detto? Siamo nell'atmosfera. Sono voi su nell'atmosfera. Tra l'altro c'è il parco dell'hotel, che è cosa fate qui? Poi quando parli non sputare, che brutto, siamo nell'atmosfera. Ma quella è una sciarpa a forma di vestito o un vestito a forma di sciarpa? Sì, una sciarpa a forma di vestito, infatti. Tra l'altro hai fatto male a portare il fidanzato perché ti lascerà dopo la figura che farai stasera. Lo so, ho fatto male. Tra l'altro, Ellen, io capisco che non ci sia più Bisio perché non è capace di condurre, però se hanno preso te non è che ha fatto un passo avanti. Comunque dai che sei partita bene. Ragazzi, dobbiamo andare avanti con i programmi, Sì? Non con i programmi? Regia, non posso presentare così. Ma non c'è il regista. Pensi che ci sia un regista? No, voglio un aiuto perché contro di voi da solo non ce la faccio. Un aiuto, regia! Buonasera Bisio! No, sono mai buongiorno! Cioè, puoi ribaciare un attimo Ellen, Bisio? Come ho fatto prima? Marco! Ha detto grazie. Era molto più piccola, cioè era quasi come me, e invece ha messo i tacchi e buonasera! Claudio, non farti impressionare, perché quello che ha davanti è tutto finto, sono tette finte, diciamola, la gente. Come tette finte? Anche tu! Sì. No, tu hai un'altra cosa finta, ma vedi quella... Vabbè, come? Non ho capito l'ultimo... Vabbè, dopo, diciamo dopo. Lecker è una parola olandese, sì, che vuol dire conce. Buono. No, non vuol dire bello, scusa. Lecker. No, moi è bello. Moi lecker. Carlo, anche tu non sapere l'olandese. No, ce l'ha detto lei per anni e diceva lecker conce vuol dire bella faccia. Ora è stata fuori che vuol dire buona faccia. Lei che sei scemo. Ma cosa vuol dire buona faccia? Non vuol dire niente buona Comunque, faccia. Comunque, scusate, adesso questo è il pubblico nostro. Che differenza c'è tra stare chiusi con una bottiglia di whisky con le siringhe come avete voi lì? No, vuoi sapere dove siamo che lo sai. È una sala con lui. Non linzicare troppo che ti lapidano alla fine, Vedi che improvvisamente si crea il gelo. Dobbiamo fare così per far ritornare. La presentiamo. Okay. È una coppia maschile, ma la presentiamo. Cioè, infatti la presentiamo, questa coppia maschile che parla quasi come il tuo olandese. Sono due giovani di quelli. Pali e dispari! Oh, bella Nutria, bella! Cazzola! Cazzola! Bella capsula, Sei contento di vedermi? No, un ballo della Madonna! Sono cistone, Senti, Pastiglio, da farti una domanda che ti screpolo le labbra ma ti mette il rossetto. Dimmela. Ti piace lo skateboard? Ma quale skateboard? Un monopattino. Aspetta che mi fumo il manubrio. Ma bella! Capsula, mi sono iscritto all'università. Ti sei iscritto all'università? Mi sono iscritto all'università! Ah, ti sei iscritto all'università? Infatti mi sono iscritto alla troppo facoltà di giurisprudenza, letteratura, filosofia ambientale, architettura protonica e anche un po' no. E tu a che facoltà sei iscritto? È ginnastica. Perché? È l'unica facoltà che mi hai lasciato! Ma dai, permetto! Senti qua, invece, per indirizzarmi, no? Sì. Tu all'università, che ramo hai preso? Quello centrale. In che senso? Senso unico, io monopattino sequoia. E poi cosa è successo? Professore, ambulanza, ospedale. E tu cosa ne pensi? Tu, bello coglione. Oh, grazie per il complimento, però volevo farti una domanda che mi accorcia le gambe ma mi allunga il busto. Fammela. Allora, praticamente, tu invece in che cosa ti sei specializzato? Guarda, te lo devo spiegare, sì. Te lo sto spiegando, te lo spiego. Chiaro. Era veramente troppo che ero in fila, sì. Che alla fine volevo iscrivermi a geometria. Perché? Ho finito di aspettare e mi sono venute le palle a cilindro. Vabbè, ma con le palle potevi schiacciare i mozziconi delle sigarette. Anche sì. Sì. Ero lì che me la viaggiavo in fila, no, così bello tranzollo. Sì. Butto l'occhio all'altra fila, mica ti becco una tipa veramente space e bar. Allora parto, no? Sì. Vado lì che parlo. Ah, fai la classica camminata della febbre del sabato sera. Però è che c'era pieno di gente, sono spostato. Arrivo da lei, no? Sì. E inizio a pasturare, no? Sai, il solito. Sì. Io sono, tu sei, egli è, noi siamo, voi siete, si sono. Con i verbi tutto a posto. Aiutami a contare sto modulo. Allora te la sei fatta. Ma va, però mi sono scritto a lettere. Senti, e com'è che si chiama questa tipa space? Mirna. Inchia, un nome praticamente che ti sgonfia le dita, però praticamente ti screpola la faccia. A me lo dice, a me mi strappa la faccia e mi affila i capezzoli. Comunque, Mirna. Guarda che nome Mirna. Ma chi è Mirna? Chi è Mirna? Mirna è l'amica mia, quella talmente magra
che sembra Ermignolo di Tatiana. Sì, vabbè, ma chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che una volta ha fatto una dieta bilanciata. Cioè? Se mangiava una bilancia al giorno. Senti un attimo a me, pezzo di falco andato a male. Ti do un pugno talmente forte che ti mando in dima le pupille. Ma che te ridi, to? Vattene in vacanza, t'ho fatto pure il passaporto. Oh, non ci mette la foto dentro, perché col naso che ti ritrovi in te si chiude. Bella crusca, me la piaccio. Oh, sai che il mio socio ha veramente strippato per te, veramente. E poi volevo dirti, sai che se ti immagino nuda... Non ti immagino. Mamma mia, oh. Hai visto quello? Sembra il vibratore di Tatiana. Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia, quella grassa. Talmente grassa che una volta stava al mare con un costume bianco, quello con le bretelline che si incrociano a X, no, dietro la schiena. Si è messa a prendere il sole sotto la pancia, così, sotto la pancia in giù. Lui ha atterrato un elicottero su. Guarda, mi dove... Non sapete che mi è successo! Qualche tempo fa sono andato a fare ragazza pompon alla squadra di calcetto del ragazzo mio, no? La squadra di calcetto era così composta. C'è stava Mirko, un amico mio Mirko, praticamente uno magro, detto Spillo, magro, talmente magro che una volta siamo andati all'autolavaggio, lava la macchina, è uscito fuori, si è messo a fianco alla macchina, hanno cominciato a incarcare. Io gli ho detto, oh, ma che state a fare? Ma che state matti? Mi hanno fatto, ma perché non è l'antenna? Poi c'è stato invece il fantasista della squadra, e il Fasticca, è uno che come calciatore si è fatto da solo, ma si è fatto de brutto, si è fatto. Poi c'è stato invece l'attaccante, Rino, detto Nascone, perché c'ha un naso talmente lungo che quando era piccola la madre, per dargli da magnà, piava una cucchiaiata ai 5, lo imboccava ai 7. E poi c'è stato l'uomo mio, Ninetto, detto Erpanca. Sì, perché va in palestra, si gonfia, talmente gonfio che non riesce a unire braccia. Quando si lava la faccia fa così. Allora uno a fianco a me fa, guarda quello, è gonfio, si piglia l'asteroidi. Io, guarda, l'ho risparmiata, non l'ho uccisa solo per non sporcare rimme e sangue e il terreno del gioco. E anche perché mi aveva detto di staccarmi pure Tatiana. Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia, quella grassa. Talmente grassa che una volta mi ha detto, Agru, che per favore mi infili dentro i passanti alla cinta. Sono tornata dopo 3 ore, mi sono appoggiata alla fibbia, stanca. Allora, a un certo punto, dopo 5 secondi che era iniziata la partita, conducevamo 8-0, 8 tiri del Fasticca, che marca, finta, stoppa, cross, rovescia, salta e dribbla, tutto da solo, a gioco ancora fermo. Allora la Pischella, impurante della morte, fa, ma quello è fatto, un sospetto caso de Doppler. Allora io l'ho guardato e ho fatto, dai, non giudicare Fasticca dall'apparenza, lascia sta che c'è la pupilla della data, che c'è l'accia emostatica e la bavetta che esce dalla bocca. Questo è un sospetto caso, proprio è una cultura del sospetto. Quella mi fa, ma che mi parli di cultura, che sei una rozza bulla di periferia? E allora io non ci ho visto più, poi ci ho rivisto, poi non ci ho visto più, poi ci ho rivisto, poi non ci ho visto più, poi ci ho rivisto, perché ho fatto a guardialine, a smetti di passarmi davanti. Allora io l'ho guardata con la mia solita flemma inglese e gli ho fatto a sta ragazza, oh, guarda che io te svido l'occhi, ti metto in mano così te vedi quanto sei stronzo. L'ho guardata e gli ho detto te pio un'orecchia e invece copro il motorino. Non ci ho visto più, sono svenuta, sono rinvenuta dopo qualche ora che i scarpini qua, i tacchetti stampati qua sulla faccia, c'è stava pure la marca e il numero 44. Ma allora non era una donna! Però mi piaci! Che